Amici 23, Mida, Petinelli Spiazza, Il Dettaglio su Mahmoud E. Blanco. Nel corso del daytime del 12 ottobre 2023, Anna assegna un compito al giovane cantante che attira l'attenzione di molti telespettatori. Anna Petinelli at Amici 23 assegna un nuovo compito a Mida e un dettaglio non passa inosservato. Christian, questo il nome dell'allievo di Lorella Ciuccarini, si posiziona con i suoi compagni sulla famosa scalinata della casetta. Qui legge la lettera della Petinelli, la quale vuole metterlo alla prova con un brano ben preciso, Brividi di Mahmoud E. Blanco. Si tratta della canzone che ha trionfato al Festival di Sanremo 2022 e che viene canticchiata da tutti i cantanti presenti sulla scalinata, compreso Mida. Il giovane allievo appare davvero felice di questo compito. Solitamente questo genere di prof mette in difficoltà i concorrenti, per quanto possano essere intenzionati a mettersi in gioco e a imparare cose nuove. Ma Mida è tanto felice e non lascia trasparire alcuna emozione negativa. Infatti, lo stesso Christian Ahmed di essere contento di aver ricevuto il compito. Titik, i suoi colleghi, Gracui Holy Francisco, che spesso ha rifiutato i compiti di Rudy Zerbi, applaudiscono con lui a questa scelta, facendo notare che non è una prova difficile. Ma ecco c'è un dettaglio che a molti telespettatori non passa inosservato. Perché Petinelli at Amici 23 hektar skelto di assegnare proprio questo brano a Mida. Titik. Il pubblico ironizza su Twitter sulla prova, facendo notare che l'insegnante potrebbe aver letto i commenti dei fan del talent show. Quando Mida viene messo al centro dell'attenzione nel corso delle puntate della domenica e durante i daytime tanti telespettatori fanno notare che ha una certa somiglianza con Mahmoud. Mida che canterà la canzone del suo socia, ma Petinelli lo fa apposta perché oggettivamente Mida è un mix di Mahmoud E. Blanco esteticamente. Ma Mida non somiglia fin troppo a Mahmoud. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che stanno girando sui social network, in particolare dopo il compito che Anna Petinelli gli ha assegnato. Sarà una coincidenza o l'insegnante ha davvero deciso di sorprendere i telespettatori? Titik. Probabilmente Petinelli ha semplicemente scelto un brano con cui far mettere alla prova l'allievo, senza badare ai commenti social e alla somiglianza. Ma è anche possibile che questo non sia un caso e che la professoressa di canto sia convinta che Mida somigli a Mahmoud. Come è possibile notare che anche ci è certo che il giovane cantante di Amici, originario del Venezuela, sia in realtà un mix tra Mahmoud E. Blanco. E questa opinion non è uscita fuori quando Mida è approdato nel talent show di Maria de Filippi, ma circa un anno fa. Come molti sanno, Christian ha partecipato a Sanremo Giovanni durante la passata edizione con il singolo Maldite. Tra i telespettatori del programma di Rai 1, qualcuno aveva già fatto notare questa somiglianza.
Ivan del Talent Show di Canale Lima Sono Curiosi Ora di Federlo Esibirsi con il Brano Brividi di Blanco e Mahmoud. Nel frattempo, il pubblico commenta il bellissimo commento fatto da Mida sulla madre. Petik 2. Lei è la mia vita. Mia mamma è un angelo caduto in terra per me, racconta il giovane cantante parlando con Lorella Ciuccarini.